Allora, Joe, rilassati. Guarda me e ignora la macchina da treto, d'accordo? Va bene. Perfetto. Siamo pronti? Ok, vai. Joe, questa partita si annuncia decisiva per il trofeo Heisman. Ti sei sentito sotto pressione questa settimana sapendo che ti saresti trovato testa a testa con il tuo rivale Tim Wemmel? Beh, mentirei se dicessi che non è vero. Io... Uno cerca di non pensarci, ma è praticamente impossibile. Vede, sembra che qui la gente non parli d'altro. La radio, i giornali, tutte le interviste, insomma. E poi c'è la televisione, sempre a caccia di qualche scandalo. Aspetta, un momento. Quello che stai dicendo è vero, naturalmente. Ma non è questo il messaggio che devi mandare. Ti fa sembrare impaurito, come se non reggessi la tensione. Questa partita sarà trasmessa a livello nazionale e gli elettori del trofeo Heisman non se la perderanno. Io credo preferibile un approccio più disinvolto. Controllato, modesto, disinvolto. Vai con la seconda. Ripartiamo, Joe. Joe, questa partita si annuncia decisiva per il trofeo Heisman. Ti sei sentito sotto pressione questa settimana sapendo che ti saresti trovato testa a testa col tuo rivale Tim Wemmel? Beh, a dire la verità non ci ho pensato, veramente. Avete sentito, amici? Joe Kane è tranquillo alla vigilia della sfida con il suo rivale Tim Wemmel. I pronostici danno Michigan favorito di 3 punti, ma i Timberwolves avranno il vantaggio di giocare sul terreno amico del Wolf Den Stadium. Pronto, papà? No, ho chiamato solo perché domani danno la partita in televisione e pensavo che volessi vederla. È rotta? Beh, non puoi andare da Jackie e guardarla con Jerry. No, va bene, io spero che tu ti rimetta. Sì. Ciao. I tuoi genitori vengono alla partita domani? Mia madre è morta quando ero piccolo. Mio padre non mi ha mai visto giocare. Come mai? Non lo so. Credo che non gli piaccia il football. Sì, ma tu sei uno dei migliori giocatori del paese. Non gliene frega niente, ok? Ok. Kane arretra. Vede il suo uomo? Ah. Pessimo lancio. Che succede, Joe? Prima mi fai venire perché vuoi dirmi qualcosa e poi non dici niente. Sei preoccupato per domani? E di che dovrei preoccuparmi? Sono un candidato all'Heisman, giusto? Joe, perché ragioni in questo modo? Stai vivendo un anno fantastico, ti aspettano milioni di dollari quando passi professionista. Come lo sai che cosa mi aspetta? Tu non mi conosci. Io non ti conosco, come puoi dirlo? Se mi conoscessi, non staresti con me. Conosci solo il ragazzo che da professionista guadagnerà milioni. Tu pensi che io stia con te per i soldi? Io non lo so perché stai con me. Vaffanculo. Forse hai ragione, forse non ti conosco. We'll be right back.
Sì, sto bene. Ho scaricato un po' di tensione. Ma perché fai sempre il matto? Dovevi scappare quando eri ancora in tempo. Io non voglio scappare. Cosa c'è, Joe? Io sono un Kane, Camille. Siamo un branco di ubriaconi falliti. E così ce l'abbiamo nel sangue. Mio padre, mio zio, i miei fratelli. Beviamo tutti e prima o poi finiamo in malora. E io mi sento come se aspettassi il mio turno. Non è detto che tu finisca così. Puoi sempre smettere. E poi, che cosa mi resterebbe? Saresti Joe. Ed è abbastanza. Quattro minuti e 29 secondi alla...